uomini e donne, Lorenzo Riccardi stuzzica Sara Affifella sui social. Dopo l'incontro a Napoli la frecciatina all'ex tronista è chiara. Lorenzo Riccardi da Uomini e Donne non sarà uscito insieme a Sara Affifella, ma questo, ad oggi, non gli ha impedito di stuzzicare varie volte sui social l'ex tronista. Dopo i continui like lasciati alle foto della Affifella, quando ancora questa stava con Luigi Mastroianni, oggi, sempre sui social, l'ex corteggiatore è tornato alla carica. Cosa ha fatto? Forse la chiara frecciatina di Lorenzo sarà sfuggita a qualcuno, e per questo motivo, per spiegarla, dobbiamo andare indietro di un giorno e partire da quello che è successo ieri, quando Lorenzo e Sara si sono incontrati. La cosa, come spiegato dai due, non era stata programmata né voluta, ma si trattava solo di una semplice coincidenza. Questo, però, non ha impedito ad alcuni di puntare il dito contro i due volti noti di Uomini e Donne, accusandoli di aver fatto tutto apposta per far parlare di loro. Le accuse del web non hanno fatto molto piacere a Lorenzo Riccardi che, con una storia su Instagram, ha raccontato a tutti la sua versione dei fatti. Oggi, però, un'altra coincidenza avrebbe potuto far parlare i fan di Uomini e Donne. Sia Sara Affifella che Lorenzo hanno condiviso con i propri follower un video dove, per l'appunto, avvisavano questi ultimi di starsi recando a Roma, entrambi. Avrebbe potuto perché prima che si alzasse qualsiasi tipo di polverone, su Instagram, Riccardi ha subito spiegato tutto. Uomini e Donne, Sara Affifella e Lorenzo Riccardi a Roma. L'ex corteggiatore chiarisce subito la questione, e poi stuzzica Sara. A stroncare sul nascere ogni tipo di pettegolezzo. Come anticipato sopra, ci ha pensato Lorenzo Riccardi in persona che, nel suo video, non ha certo perso l'occasione per lanciare una chiara frecciatina a Sara. Ragazzi, stamattina operativi direzione Roma, ha detto sorridendo Riccardi usando esattamente le stesse parole usate dalla Affifella qualche ora prima. Cioè, ve lo giuro, non lo faccio apposta, ha poi aggiunto, sto andando a Roma. Un'altra coincidenza dunque sulla quale, questa volta, Lorenzo Riccardi ha però deciso di riderci su.